Buonasera a tutti, io sono Silvia Schiavo e per Murlo legge da casa vi leggerò un brano tratto dal mio libro che si intitola I cieli visti dal Tempio. È un libro edito da Effigi, uscito nel febbraio 2018, che è ambientato intorno al Tempio, ovvero l'Abbazia di San Galgano. Vuole però più in generale essere un omaggio alle nostre realtà di campagna, le realtà che in tanti della campagna toscana abbiamo l'occasione e la fortuna di poter abitare. Questo capitolo che vado a leggere sottolinea il contrasto fra quello che purtroppo quotidianamente assorbiamo dai TG, dalle televisioni, le brutte notizie, e quella che invece è la tranquilla vita di campagna, in cui Anna, la protagonista, d'estate ama rituffarsi, perché è una studentessa di Firenze, che però poi torna in campagna a casa. Nonostante internet, i social e i telegiornali quotidianamente ormai riportassero immagini di morti, guerre, disgrazie e violenze, la mente di Anna, fortunatamente, ancora non vi si era assuefatta, poiché, consapevolmente, non glielo voleva permettere. Prese fin da subito le distanze da quello che considerava una sorta di voyeurismo del terrore, non per negare l'esistenza di quegli atti brutali, ma perché riteneva deplorevole l'uso che molti facevano di certe foto, uso che di certo non avrebbe migliorato le sorti delle vittime ritratte. Spense il PC e si stropicciò gli occhi, quasi a voler cancellare ciò che aveva visto. I gomiti poggiati sulla scrivania, mise la testa fra le mani, cercando di costringere la sua mente a navigare verso altre direzioni. I lunghi capelli sciolti le andavano a coprire il volto, lasciando nude le spalle e formando una sorta di sipario chiuso sulle sue riflessioni. Il silenzio estivo filtrava dalla finestra della sua stanza, come i caldi raggi di sole, a ricordarle che quella era una soleggiata giornata di fine giugno. Di punto in bianco le venne in mente che Remo aveva l'età di sua nonna Leda, ma mentre uno era vissuto in una grande città, l'altra si era mossa poco e niente dal suo piccolo paese di campagna, e questo sicuramente aveva fatto sì che i loro percorsi di vita fossero stati caratterizzati da tappe ben diverse. Non conosceva il passato di Remo, ma sua nonna le aveva raccontato spesso del proprio. La vita nei campi, la scuola presso cui andava a piedi, l'unico telefono presente in paese che si trovava alla bottega, i pochi giocattoli che possedeva. Ogni qualvolta che cercava di figurarsi nonna Leda da bambina, le immagini le si materializzavano davanti di color seppia, come le chine che in certe occasioni le avevano fatto usare alle medie per la lezione di arte. I toni delle figure erano caldi, come il sole e il grano che riempivano quei ricordi. Spesso la nonna le aveva narrato di quando la famiglia si riuniva intorno al focarile, che fungeva da luce, cucina e riscaldamento. Anziché guardare la televisione, si ascoltavano i vecchi, che tramandavano racconti del passato, oppure i membri della famiglia, che si erano recati al paese vicino o in città per il mercato a vendere il bestiame. Essi catturavano l'attenzione più di qualsiasi mezzo busto dal telegiornale. Mentre gli uomini ridevano di fronte a un buon bicchiere di vino rosso, le donne cucinavano o rammendavano i panni. Difatti, la piccola Leda aveva imparato presto l'arte del ricamo e del cucito, e non era certo da meno quando si trattava di lavorare nei campi e tutti dovevano dare una mano. Il racconto che più di ogni altro nel tempo l'aveva affascinata era quella di quando, ragazzina poco più che tredicenne, Leda partecipava alle varie fasi della trebbiatura. Che se avesse 10, 20, 40 o 70 anni, tutti si aiutava. Si facevano i mucchioli nel campo, che poi venivano caricati sul carro, trainati dai buoi. Questa fase si chiamava carratura. La paglia sul carro veniva portata nell'aia, e lì si facevano le mucche. «Cosa erano le mucche, nonna?» chiedeva Anna le prime volte in cui seguiva con attenzione la narrazione. «Immagina di veder formate delle grosse casette. Sì, la forma le ricordava. Si ammucchiava il grano prima creando una larga base e terminando poi con una sorta di tetto spiovente, a punta, che avrebbe fatto scivolar via un'eventuale pioggia. In cima mandavano sempre me, perché ero stintarella ma agile. Venivano talmente alte che la scala in legno non raggiungeva la cima e quando arrivava il momento di scendere c'era sempre pronta la mano di un mio vecchio zio, in punta alla scala, con il braccio teso verso la mia direzione per aiutarmi.
Mi pare di sentirlo ora. Mi diceva: «Vieni qui, bimba, non aver paura, ti piglio io!» Ad Anna bambina quasi girava la testa nell'ascoltare di sua nonna ragazzina in cima alla mucchia, in difficoltà come un gattino salito troppo in alto su un albero. Aveva visto alcune sue foto in bianco e nero, risalente a quel periodo. Era veramente stenta, con due gambe magre magre, le ginocchia ossute e sempre scoperte, che apparivano dall'orlo di gonnelle di cotone cucite a mano. Le chiese un giorno se avesse delle foto di lei sulla mucchia, e a questa domanda Leda scappò il sorriso scanzonatorio. A quei tempi c'era da lavorare, e si lavorava. Non si stava mica a fotografare ogni poco come fate voi oggi. Se Dio vuole, i cellulari e un c'erano. Le foto erano rare e si immortalavano momenti particolari della vita. Poi si mettevano nell'album e si conservavano come preziosi ricordi. Dal basso della sua infantile età, al tempo di quell'affermazione, Anna non poteva comprendere fino in fondo quanto diversa fosse stata l'infanzia della nonna dalla sua. Si vestiva e pettinava in modo strano, sì, ma vedeva comunque in quelle poche foto una bambina nel cortile di casa, come di fatto era lei. Il pensiero che principalmente la rapiva era capire come fossero fatte quelle mucche, e considerato che ne parlava così spesso, non le tornava che in casa la nonna non ne avesse alcuna immagine. Vi saluto, vi ringrazio per avermi fatto parlare del mio libro e complimenti per l'iniziativa Murlo legge da casa.